Ciao! Allora, oggi apriamo due buste sorpresa di Tiger. Allora, Tiger da me non ha nessun tipo di indicazione, quindi non c'è scritto assolutamente niente da nessuna parte, e semplicemente le prendi a scelta. Puoi scegliere tra 3 e 5 euro e basta. Allora, intanto io direi che sono ancora chiuse. Non so se si vedono, ma c'hanno ancora i punti metallici. Eccola qua, quindi io mi sono munita di sgraffettatrice. Sgraffettatrice, vabbè, e direi che le apriamo insieme con voi. Allora, partiamo da una e apriamo all'altra. Intanto spostiamo questa, togliamo i punti. 2 e 3. Ok, allora, come sempre, prima voi e poi io. Ok, adesso la metto qui e avviciniamo la sedia e peschiamo. Vediamo un po'. Esattamente che cos'è? Uovo di dinosauro? Sì. Esperimento, dinosauro che cresce, quindi allora in teoria è un dinosauro così, poi dopo ci va messa dentro l'acqua, aspettare 24-36 ore e cresce, dovrebbe diventare grande come tutto. No, vabbè, è carino, è un esperimento che potremmo sempre fare assieme, quindi andiamo avanti. Da quanto sarà stato? Se per caso sapete i prezzi di queste cose, ditemele. Comunque ho preso qua da 3 euro. Wow! Un portamonete fatto a labbra. Un portamonete, sì. Purse, portafoglio, portamonete. Ma è carino! Ok. Dentro è così. Ma è carino, mettiamo questo a 1 euro. Sai, tessuto, 4 fogli di carta velina fatti in questo modo. Sì, è proprio carta velina fatta con rosa con i cuoricini verdi. Beh, questa forse è 1 euro, comunque sono 4 fogli, 50 per 50 l'uno, siamo già 2 euro, più questo che non so quanto sia, facciamo 1 euro, ma non può essere 1 euro, facciamo 2, e abbiamo già superato il prezzo, ma comunque sia, qui ci sono altre cose. E per il fatto che quando capirò che cos'è, ve lo dico, astuccio per occhiali. No, ma scusate, è fatto a forma di abbronzante. Ma come fa astuccio per occhiali? Ah, da qui. Beh, sapete che è uno di quei tessuti comunque sia che si apre qui, metti gli occhiali, è uno di quei tessuti perfetti perché è ingommato, quindi perfetto per andare al mare perché non si bagna e non entra la sabbia. Protezione 25. Attenzione, contiene super cool sunglass that might cause a lot of attention. Ingredienti: summer sun, long day of the beach, light evening fun, sand 1% and your favorite sunglass. Volete la traduzione? No, ma è carina. Allora, mettiamo che questo era 1 euro, però è carina da mettere in spiaggia, è davvero carina. Non l'avrei mai comprata, sinceramente, però è bellina. Allora, se riesco a farla rientrare nella sua confezione, no, sì, se no lo facciamo dopo. 1 euro, 2 euro, 3 euro. Siamo già al prezzo della bag. Il dinosauro è sempre un dubbio, ma secondo me viene 2 euro. Ultima cosa, prendiamo
prendo questo e poi dopo la busta è vuota. Polimeri clay, la clay. No, è che è la pasta modellante, giusto? Quello che credo. Plastilina, argilla polimerica. Vabbè, la clay bianca. Non so, 1 euro, 2 euro. Comunque abbiamo superato già il prezzo della box, quindi ci sta. Io adesso riassemblo il tutto perché voglio chiudere la box, cioè voglio mettere via le cose e aprire l'altra. Quindi la facciamo in diretta. 1, 2. Questo sono curiosa, eh. Sinceramente sono curiosa di vedere come cresce il dinosauro. Ok, e adesso prendiamo l'altra che anche questa è chiusa, quindi andiamo a sganciarla. Due e tre, ok. Come peso siamo sempre più o meno uguali. Ok. Forse non le devo prendere due lo stesso giorno. Va bene, non l'avrei comprata, adesso ne ho due. Questa è diversa. Rosa con le frecce verdi, mentre l'altra, se non sbaglio, avevi i cuori verdi. La clay, ma in questo caso è arancione. E quindi che oltretutto è talmente messa male. È rovinata solo la confezione, ma secondo me non la vendevano quella confezione messa così. Ma comunque la dentro è integra, quindi a me è arancione. Uno rosa. Bellissimo. Se c'è il dinosauro. Dinosauro, ma è un'altra figura che è che animale è? È un animale, ma dice che animale è? Figura natalizia che cresce. Va bene, mi sembra l'albero di Natale a me. Beh, la box è finita. Io credo che a questo punto sia il caso. È carina, è tutto carino, tutto carinissimo. E forse è il caso di non comprare la stessa box lo stesso giorno, oppure di prenderne una da 3 euro e una da 5, se proprio, però 5 euro sono un po' tanti, secondo me. Non la prenderei. Allora a questo punto è meglio prenderne una sola e non due, perché abbiamo visto che le suddividono con queste cose dentro. A mio parere, non so da voi, ma da me a questo punto credo che fortuna. Nessun doppione. Ah no, il doppione sì, gli occhiali. Quello degli occhiali è effettivamente un doppione, che oltretutto nella mia, nel senso che in questa non c'è neanche la custodia, nell'altra c'era la custodietta almeno. Comunque, e tutto il resto niente è doppio. Colori diversi, quindi va benissimo. Allora, fatemi sapere se questo video vi ha tenuto almeno un pochino di compagnia. Io direi che a questo punto io sono curiosa di sapere questo aggeggino natalizio come cresce. Lo facciamo sotto Natale? Che dite? Lo mettiamo da parte e lo facciamo sotto Natale assieme? Dai. E per il resto direi che a questo punto nonne, facciamo la fase completa, non le compro più due nello stesso giorno, perché abbiamo capito che sono più o meno gli stessi prodotti, poi rischiamo davvero davvero dei doppioni, che ad esempio, cioè, cosa me ne faccio di certe cose, quindi no, non lo facciamo più. E perché comprarne una da 3 e una da 5 euro, sinceramente quella da 5 euro mi sembra troppo. Finché almeno non mettono, se mi dicono uomo, donna, bimbo, bimba, ufficio, come vedo in tantissimi altri video, finché loro non indicano almeno qualcosa, non ne compro più due assieme. Però era carina da aprire assieme. Se vi ho tenuto un pochino di compagnia, e soprattutto se volete verso Natale, vedere a me sembra un albero di Natale, però c'è scritto animale. Vabbè, l'albero di Natale non è un animale, ma facciamo
facciamo domande strane. Comunque sia, se avete avuto compagnia, mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale e raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!